Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo vlog che è un po' una votazione, un po' un aggiornamento sulla situazione del, cioè non del canale, diciamo sui futuri giochi che porterò. Allora, innanzitutto, credo nell'episodio 35 di Corpse Party Book of Shadows ho detto che avevo forse trovato una soluzione per registrare la PS Vita per portare il Blood Drive. Blood Drive, per chi non lo sapesse, è il seguito di Corpse Party Book of Shadows, quindi il terzo gioco e l'ultimo della saga, diciamo, della saga della scuola elementare. Allora, aggiornamento sulla situazione, ho scoperto che alla fine è il mio computer che fa schifo, per questo non funziona sull'emulatore. Quindi avevo intenzione di spendere altri 40 euro perché avevo già comprato il gioco, però pensavo di spendere altri 40 in modo da poterlo giocare effettivamente. Ma alla fine ho deciso che, cioè, dato che ho scoperto che è il mio computer che non funziona, quindi non funzionerebbe questa cosa, mi sono rimaste solamente due soluzioni possibili. Una è di comprare, diciamo, la capture card per PS Vita, però costa 500 euro, cioè non ci credete, vi metterò qua la foto, lo screen, quello che è, costa 500 euro e io non ho tutti quei soldi. E questo darebbe una qualità della registrazione simile a questa di questo YouTuber che si chiama Asman, che vi farò vedere. E vabbè, ovviamente non prendo crediti per questa cosa, cioè sul gameplay, voglio dire, la qualità della registrazione sarà questa. Io l'ho visto il gameplay da lui la prima volta, però appunto non ho i soldi per comprarlo. poi se qualcuno mi dà 500 euro dico wow, no vabbè, comunque a parte gli scherzi. Ho deciso praticamente, l'altra possibile soluzione sarebbe registrare dal mio telefono o comunque da un apparecchio esterno, per esempio una telecamera, videocamera, non so. E ho fatto una piccola prova e verrebbe in questo modo, vi sto mostrando probabilmente la sigla e un pezzetto del gameplay, e cioè non è proprio brutta la qualità, ovviamente non è proprio come quella di un gameplay registrato direttamente sullo schermo. Ovviamente l'inquadratura traballante sarà sistemata, cioè questo l'ho proprio improvvisato, praticamente ho impilato il mio telefono sopra una bottiglia d'acqua, cioè ho fatto una specie di cosa, delle contorsioni col mio telefono, non si sa, è una cosa incredibile che ho fatto in 5 minuti, solamente per farvi vedere appunto come verrebbe più o meno. E perché ho intenzione di portare Blood Drive, subito dopo Book of Shadows farò una pausa di circa una settimana e poi porterò Blood Drive. Altra piccola cosa, diciamo che questo video è diviso in due, vi lascerò anche una votazione, non so bene la domanda, però sarà sopra nelle informazioni, nell'info box, scusate, va bene, nelle informazioni, e praticamente è riguardo a questa cosa, ovvero, come mi avete commentato qualche video fa, ad agosto uscirà il seguito di Life is Strange. In realtà è un prequel e praticamente appunto parla di, per chi conosce la trama del primo gioco, non faccio comunque spoiler, però diciamo, io voglio giocare a questo gioco perché è bellissimo, cioè già me lo sento che è bellissimo, di come si sono conosciute Chloe e Rachel, e niente, voglio giocarci subito, e praticamente l'ho già acquistato, e solamente che uscirà a fine agosto, quindi il 1° di settembre, così così, 31 agosto, 1° settembre, quindi praticamente niente, lo porterò, e vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa. E fatemi sapere anche se volete che porti il primo gioco, perché io direi di non portarlo perché non so, cioè io non lo porterei almeno subito, perché diciamo che è più lungo, è molto lungo diciamo, e ho già molti giochi da portare e non credo di riuscire a trovare dello spazio per portare anche questo, perché praticamente la routine, cioè non la routine, oddio,
il programma dei video è suddiviso più o meno 2 episodi a settimana di un videogioco, 2 episodi a settimana di un altro videogioco e poi 3 episodi di Corpse Party e Book of Shadows. Quindi non so veramente dove ficcarlo sto coso. E, quindi io direi direttamente di portare Before the Storm, anche perché il primo gioco si può trovare da molti altri YouTuber. Comunque lascerò anche per questo una votazione. Voi fatemi sapere, però rifletteteci, cioè pensateci appunto che magari suggeritemi anche nei commenti come fare se proprio volete che lo porti, però ripeto, non credo sia necessario. E detto questo, credo di aver finito gli argomenti, quindi direi di concludere questo vlog. Spero che voterete perché ne ho bisogno. Niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.